livello invece, diciamo, nel tutta questa gestione dell'emergenza, proprio come azienda, un'azienda che si basa sui viaggi, come la state gestendo? Dato che, come dicevamo anche prima, non è che c'è la data, dicevo, tanto questa situazione finisce il giorno X, il giorno Y, come la gestite? La gestiamo, una prima fase è stata di accettazione Sì. ed è stata importante perché vuol dire cambiare la tua forma mentis e cambiare il modo di approcciare il lavoro e di approcciare il day by day. E quindi è stato fondamentale accettare la situazione. Una volta accettata abbiamo reagito. Questa è stata di fatto il modo che abbiamo intrapreso per cercare di fare qualcosa. E come abbiamo reagito? Abbiamo reagito cercando di pivotare, startuppare, testare diverse cose. Ad esempio, abbiamo capito che uno dei blocker principali era non so più quando partire, non so se partirò. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lanciato le gift card con validità 2 anni e abbiamo fatto in 20 giorni, abbiamo venduto più di 1200 gift card. Ah, wow. Quando questo? A inizio aprile, a cavallo tra Ok. inizio aprile, il blocker era non so più quando partire, ma tranquillo, c'è WeRoad che ti dà la gift card e ti vale 2 anni. Quindi compra adesso il viaggio che farai. Con immagino anche degli incentivi economici, oppure siete Sì. riusciti a. A scaglioni, 50% di sconto i primi 5 giorni, 30% i successivi 5, 20% gli ultimi 5 prezzo pieno. E questo ci ha permesso di fare veramente, Quindi veramente con della tanto. scarsità, cioè avete fatto proprio un periodo di tempo limitato. Abbiamo fatto un periodo di tempo limitato, un timer, quindi il driver è stato anche quello, scarcity e urgency, che sono anche questi in teoria, ma anche in pratica hanno funzionato. Eh sì, no, vabbè, ma quelle funzionano sempre, purtroppo c'è poco da Funzionano fare. sempre. In più lo sconto, e quindi fai 2 più 2 e hai risolto. E poi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo detti, parlo poi per il mio team, ma noi abbiamo delle competenze importanti, sappiamo fare tante cose e abbiamo dei brand con cui in passato abbiamo avuto a che fare, abbiamo fatto delle partnership, abbiamo fatto un po' di contenuto. In casa abbiamo due agenzie, una è Zocom che lavora B2B e l'altra è Together, che è un'altra nostra agenzia che è nata da poco. E quindi di fatto abbiamo un canale diretto, magari con clienti esterni. Ma perché non facciamo un po' di, non facciamo una media, anche una parte di agency noi come WeRoad in cui possiamo sfruttare i nostri canali media per contenuti brandizzati, oppure addirittura fare anche noi dei progetti a più ampio respiro con brand. Pensata questa cosa, è arrivata una proposta la scorsa settimana da parte di Together per un cliente che è Paramount. Abbiamo fatto dei contenuti, se ci seguite nelle prossime settimane, Paramount trasmetterà la saga di Indiana Jones e WeRoad sarà partner, farà contenuti brandizzati per promuovere la saga di Indiana Jones. Perché voi non avevate questo nel modello di business, quindi non vendevate branded content. Non ce l'avevamo, o ce l'avevamo con la mano sinistra e un occhio chiuso. Adesso, se ci mettiamo un pochino più di focus, potrebbe diventare una linea di business Beh, ci sono interessante. aziende che campano molto bene solo di questo. A me viene in mente il social media italiano Frida, che magari conoscete. Il modello è quello. Ovviamente, c'è bisogno di un fit tra il brand e Certo, noi, certo. però abbiamo tutto per farlo. Abbiamo il team che produce i contenuti, abbiamo il team creativo, abbiamo il tech, se Avete i dobbiamo costruire, numeri? abbiamo i numeri, quindi facciamo numeri.
Abbiamo gli influencer, perché io se mando una mail ho 20-30 coordinatori, content creator che hanno 30k follower di media, Certo. chi ne ha 100, chi ne ha 15, chi ne ha 5. Quindi abbiamo tutto quello che può servire a un brand per essere rilevante se vuole fare del buon contenuto. Abbiamo i canali nostri, per cui veramente non ci manca nulla. Per cui stiamo cercando anche lì di organizzarci in questi termini. Ma anche perché io ho questo mantra che ogni company è una media company oggi, secondo me, Marcello, voi siete la dimostrazione, quindi di fatto siete una media company e oggi che c'è un momento di difficoltà nel vendere il vostro prodotto principale per cause estreme e purtroppo su cui non ci possiamo fare niente, uno può sfruttare anche quel modello di business, quindi è molto Guarda, mi trovi interessante questa cosa. totalmente d'accordo, infatti quello che abbiamo costruito negli anni mi sono reso conto in questi mesi che è un patrimonio, perché non avere quei media sarebbe stato un disastro, cioè non avresti potuto comunicare o far arrivare i tuoi messaggi o essere rilevante sui canali in cui tutto il mondo adesso sta ancora di più. Per le condizioni in cui siamo, si passa più tempo su Instagram, su Facebook, eccetera, ma se tu non avessi costruito questo negli anni, non avresti potuto fare nulla adesso. E quindi me ne sono proprio reso conto e mi sono detto: cavolo, pensa se non avessimo avuto Instagram o Facebook o Telegram o tutto Certo, quello che cioè è abbiamo. un bell'asset che vi siete costruiti nel tempo. Sì, e poi l'altra cosa è stata: cerchiamo di essere rilevanti, quindi comunichiamo anche adesso, cioè non spariamo, non andiamocene anche noi, cioè continuiamo a comunicare, facciamolo in maniera diversa, facciamolo con messaggi diversi, ma facciamolo perché se sei rilevante in questo periodo, più avanti raccoglierai i frutti.